Cioè io non sto facendo niente di male, sto cercando solamente di rimanere aperto, ma neanche quello, di dare un segnale. Da marzo ad oggi abbiamo perso quasi 60.000 euro di incasso. Io pago 4.700 euro di affitto al mese. Abbiamo tre sale, una di 700 posti, l'altra da 150 e l'altra da 140 posti. Quindi potrebbero benissimo venire 30-40 persone senza nessun problema. Ha avuto il coraggio di dire io resto aperto. E io sarei venuto a vedere qualsiasi film, anzi le dirò di più. Sarei venuto a vedere, sa cosa? Lockdown all'italiana. Così. Quindi lei era venuta a comprare il biglietto? Assolutamente sì. Sì. Tutti siamo qua. Tutti. Forse per me andrei avanti, ma ho paura di non farcela con i soldi per pagare le multe delle persone che vengono a vedere il film, solo per quello. Il PCM nuovo prevede una multa da 1.000 a 5.000 euro per me, per i miei dipendenti, ma soprattutto per i miei clienti, che poverini si vedrebbero notificare nel cinema mentre stanno vedendo il film una multa di 400 euro a persona. È desolante vedere una sala così grande vuota, è come vedere un campo di fiori appassire senza poter fare niente. Perché è difficile, perché purtroppo non, sei come circondato dalle onde, non riesci ad uscirtene, non è la possibilità, non c'è nessuno che ti salva. Per 20 giorni, un mese potremmo farcela, ma di più non credo. Se il DPCM verrà rinnovato sarà la fine. Questo cinema rimarrà chiuso per sempre come anche altri cinema d'Italia. Ed è un peccato dopo 20 anni della mia vita. E questa qui c'è la mia vita. Allora Alessio, prima scorda mai.